Siamo in collegamento con Gianluca Daniele, segretario generale dei lavoratori della comunicazione CGIL Napoli. Ben trovato, grazie per essere collegato. Allora, una situazione veramente difficile, vive il massimo napoletano, sempre tensioni tra comune e regione, cambiano gli attori, ma il risultato rimane sempre quello. Intanto si rischia la stabilità dei lavoratori. Sì, siamo preoccupati, anche perché il San Carlo, al di là della questione dei lavoratori, che è questione centrale, è anche un'immagine, penso, fondamentale della città, è un po' un simbolo. Allora, polemiche politiche così, tra altre cose, senza nemmeno, come dire, una ragione chiara, perché per chi guarda, legge, capisce poco, tra altre cose di una fase del teatro molto positiva anche dal punto di vista dei risultati. Non ci dimentichiamo che dopo la pandemia per tutte le istituzioni culturali, per i grandi teatri, per le fondazioni e in generale, diciamo, per lo spettacolo dal vivo, è stata una stagione molto difficile. Allora, proprio in una fase come questa di ripresa, anche grazie al turismo, veramente non, ecco, erano polemiche, secondo me, veramente che si potevano evitare. Tra l'altro è chiaro che rischiano anche di danneggiare i lavoratori, come giustamente diceva lei, e rischiano anche in qualche maniera di come dire, creare disaffezione da parte dei cittadini. È quasi una settimana, no? Che, diciamo, Quindi, l'oggetto di contestazioni è il bilancio di previsione. Convince il governatore della Campania Vincenzo De Luca, il sindaco Manfredi invece ritiene sia assolutamente accettabile. Bisogna trovare la quadra, perché sono comunque due istituzioni fondamentali per la crescita e il mantenimento del massimo napoletano. Lei è stato un po' duro sulla posizione del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. No, ma io non voglio entrare, fermo restando che anche per la mia storia conosco bene entrambi, diciamo, le istituzioni, i soggetti, e anche per il fatto che sono tanti anni, no? Non è la prima volta che ci sono sul San Carlo, che è un po' anche una, come dire, no? Una cartina di tornasole dei rapporti istituzionali. Questo vale per le istituzioni locali, vale anche per il rapporto col governo. Negli anni ci sono sempre state spesso polemiche, lo ricordiamo, anche ai tempi dei Magistris, nei vari governi che si sono succeduti. Però qua non è tanto il fatto di scegliere la regione o il comune. Qui il problema, almeno per quello che mi riguarda, è proprio il fatto che trovo incomprensibile questo modo di fare polemiche e di usare, diciamo chiaramente, strumentalmente il teatro, i lavoratori, ecco, per fare polemica politica. Io ero già intervenuto su questo tema più volte rispetto al taglio dei fondi. Ecco, questa è una questione importante per la città e per i lavoratori, cioè che non vengano tagliati i fondi istituzionali. Penso che manchino circa 2 milioni di euro, che sono tanti, e rischiano anche in qualche maniera di pregiudicare non solo la stagione, ma anche di danneggiare i lavoratori. Tra l'altro c'è la discussione sul contratto integrativo, ed è chiaro che, per dire, se vengono a mancare dei fondi in qualche maniera è anche un danno, diciamo, per i lavoratori. C'è il rischio che questo possa, diciamo, pregiudicare, ecco, in parte anche, no, l'acquisizione, diciamo, di spettacoli, l'efficienza del teatro. Qui, di questo noi siamo veramente preoccupati, ed è di questo che secondo me le istituzioni dovevano discutere, non di fare polemiche sullo stipendio di Tizio, di Caio. Io penso, questo almeno è la mia opinione, io penso che questo non serva alla città. Certo, assolutamente, insomma, bisogna tenere presente che il teatro, come tutti i teatri, hanno vissuto un momento terribile, quello della pandemia, di conseguenza cominciano a rialzare la testa, bisogna dargli una mano. Avete chiesto come sindacato, anche visto che chiaramente il San Carlo è cultura, un incontro con il ministro della cultura napoletano, quindi che conosce bene anche le dinamiche di questa bellissima ma complessa città. Io penso che, ho cercato di dirlo prima, pure per un po' di esperienze che ho fatto in tanti anni, io penso che qua il problema non siano le varie posizioni politiche, cioè se il ministro è di un colore o se il presidente è di un altro. Qui in questo caso tutte le istituzioni, che non a caso stanno nel consiglio di indirizzo, di cui il presidente è ovviamente il sindaco della città, devono svolgere il loro ruolo istituzionale. Tra l'altro, ecco, a proposito del ministro,
Quei conti sono stati controllati dagli ispettori ministeriali, penso più volte, per cui da questo punto di vista uno, se non ci fidiamo nemmeno dell'ispezione del governo, Poi è chiaro che anzi il ministro deve fare la sua parte, come è stato fatto in questi anni, e io credo che questo sia il ruolo istituzionale. Il problema non è tanto se i fondi li dà la regione, li dà la città metropolitana o li dà il governo. Sono tutti contribuiscono, questo succede in tutte le grandi città. Il San Carlo, ecco, può essere paragonato veramente a Parigi, a Milano, cioè alle grandi istituzioni culturali di queste città. Io penso che nell'interesse dei cittadini debbano collaborare. Questo, se non collaborano su una cosa del genere, vuol dire che proprio non possono collaborare su certo, nulla. Certo, è molto difficile. Brevemente mi dica, come sindacato, cosa farete se la situazione permane questa? Ma diciamo che io spero, allora, al di là di come sindacato, come cittadino napoletano, io spero che la situazione si normalizzi nei prossimi giorni, anche perché non è interesse di nessuno, perché si rischia, diciamo, ecco, da questo punto di vista anche l'isolamento. Tra l'altro, visto, sono partite anche petizioni a favore del teatro. Io penso che il napoletano medio, il cittadino napoletano medio difende l'istituzione culturale indipendentemente dal colore politico. Poi è chiaro, se la cosa dovesse continuare, valuteremo, diciamo, ovviamente qualche iniziativa anche, diciamo, di carattere pubblico, poi questo valuteremo, però io mi auguro che non ce ne sia proprio bisogno e che il clima ritorni a essere un clima sereno e che si lavori tutti nei propri ruoli istituzionali nell'interesse della città. Noi la ringraziamo, la salutiamo e le auguriamo buon lavoro. Arrivederci. Buon lavoro anche a voi.